Ci auguriamo che il viaggio di Seydoux possa toccare il cuore anche del pubblico americano. Sono le parole a caldo del regista Matteo Garrone, commentando la notizia che il suo Io Capitano, che ha emozionato e si è portato a casa un importante premio alla Mostra del Cinema di Venezia, è il titolo scelto dalla commissione Anica per la corsa agli Oscar. Ogni paese designerà un suo film e il 21 dicembre verrà resa nota una prima shortlist. E Io Capitano di chance ne ha. Un film di una bellezza abbagliante, disperato e al tempo stesso pieno di speranza. Il viaggio di due giovanissimi verso l'Europa, un'avventura che si trasforma in incubo e dove il nemico numero uno si trova proprio in Africa. Un film visto di recente anche da Papa Francesco e che, come ha raccontato alle nostre telecamere lo stesso Matteo Garrone, ha avuto un'ispirazione tutta speciale. È come se questo film avesse qualcuno dall'alto c'era qualcosa dall'alto che ci proteggeva. È un film che ha una sua spiritualità, sicuramente legata a loro, alla loro anima, però è un film anche che è stato come se questo film avesse scelto in qualche modo. Cioè non so come, quando ho deciso di farlo, ma a un certo punto ho avuto la sensazione che fosse il film a scegliere me, non io a scegliere il film. Questo è un film chiaramente che ha colpito particolarmente il pubblico, la critica internazionale, oltre al bellissimo premio del Festival di Venezia e ai tanti premi collaterali. È un film che fa quello che deve fare il cinema, cioè suscita sentimenti, emozioni, dibattiti, riflessioni. È chiaro che è un film che riflette la nostra realtà, che è un controcampo rispetto a quello che vediamo tutti i giorni ai telegiornali, che ci fa vedere per la prima volta nel cinema di finzione il viaggio che intraprendono queste persone, a volte anche con motivazioni che poi non sono così determinanti per la sopravvivenza o per questioni di guerra o di carestia e quant'altro. E quindi è anche un altro punto di vista in questo senso che è utile conoscere.